Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Queste parole di Gesù, anche oggi, sono qualcosa di esplosivo e rivoluzionario. I farisei erano noti per la loro presunzione nel riconoscersi perfetti o migliori degli altri, in quanto rispettavano accuratamente ognuno dei precetti dati dalla legge mosaica. Quanto è attuale questo messaggio? Purtroppo, questa visione farisaica sussiste ancora oggi, soprattutto all'interno degli ambienti ecclesiali. Gesù, dunque, ce lo ripete a gran voce: non i giusti hanno bisogno di Cristo, ma i peccatori. Gesù si accosta ai peccatori come un medico. Il medico avvicina i malati non per lasciarli vivere tranquillamente come malati, per rassicurarli a vivere serenamente la loro situazione, ma per guarirli, per cambiare la loro condizione, permettendo così che vivano con pienezza la loro esistenza, senza i limiti che la malattia impone. Un'altra frase esplosiva è: misericordia io voglio, e non sacrifici. Non abbiamo capito che non sono i nostri sacrifici a meritarci l'amore e la salvezza di Dio, ma la sua grazia. Dio ci dona la sua grazia gratuitamente. Non ama vederci soffrire e fare sacrifici. Questo non vuol dire fare ciò che si vuole, ma significa che, aprendoci alla grazia di Dio, permettiamo proprio a Dio di operare in noi e di cambiarci. D'altronde, Matteo, dopo essere stato raggiunto dalla grazia di Cristo, non ha più commesso le colpe di prima, ma ha attuato un processo di conversione, seguendo l'esempio di Cristo.